Allora, giovani amici di Facebook, pacco appena arrivato in redazione, quindi nuovo incauto unboxing istantaneo. Il pacco arriva da Sky Italia e quindi deduco che sia il mitico Sky Online TV Box, com'è che si chiama una cosa del genere? Sky Online TV Box, sì, che è nei negozi disponibile ufficialmente da oggi. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua. Allora, come vedete, i più attenti di voi riconosceranno che non è altro che un Roku, fondamentalmente, con sopra stampato il marchio Sky. Roku Powered c'è scritto, ma è evidentemente è semplicemente un Roku per la prima volta disponibile ufficialmente in Italia. Quindi Roku e Sky si mettono insieme per mettere a disposizione dei clienti Sky questa piccola figata, che non è altro che uno streaming box, no? Per cui un piccolo aggeggio da collegare alla TV via HDMI che vi permette di streamare da vari servizi online, in particolare ovviamente in questo caso da Sky Online, ma anche da altri servizi tramite app, per cui adesso non vedo qui indicati quali, ma immagino che rimarranno tutti quanti i vari servizi, non so, Spotify piuttosto che Vimeo, YouTube, ecc. Allora, la figata è che costerà relativamente poco, perché costerà 50 euro fondamentalmente, 49,90, una roba del genere. E, incluso c'è cioè un mese di cinema e intrattenimento incluso, il secondo mese ha solo 1 euro, qui c'è scritto sulla scatola. Quindi deduco che insieme alla scatola ci sia un qualche codice redeem per ciucciarci il primo mese, e poi dopo dovrete pagare un altro mese per avere. Un altro euro, voglio dire, per avere il secondo mese. Allora, apriamo, vediamolo. Abbiamo infatti qui il redeem con il mio codice che non vi mostro, e quindi 30 giorni a solo 1 euro. Questo è codice attivabile entro il 30 giugno 2016, quindi ho tutto il tempo che voglio. C'è una guida rapida che guardo dopo, e poi ci sono i due aggeggi che sono il telecomando del Roku. Figo. E il Roku in sé, veramente super tiny, piccolissimo, tolgo con grande gusto tutte le plastiche, grandissimo gusto. Chiaramente arriverà anche una recensione ufficiale di Lega Nerd di questo box, ce l'ha mandato Sky, ma non vi preoccupate, saremo indipendenti come al solito. Se fa cagare ve lo diremo senza alcun problema proprio. Proprio zero problemi. Allora, il box in sé ha qui davanti direi un ricevitore infrarosso, sulla destra una porta USB, non so per cosa, forse per aggiornare o per collegare, non credo, a dischi esterni, sarebbe troppo bello. Una porta di alimentazione, un buchino per il reset, una porta Ethernet, interessante, ha anche il wifi chiaramente, una porta HDMI. E sotto una porta micro SD, anche questo per eventuali espansioni, immagino. Boh. C'è il classico, che imita un po' l'abbigliamento, no? Quindi il marchio Roku posizionato qui su questa etichetta. C'è il marchio Sky bello in evidenza qua, serigrafato di fresco, e Sky Online sul fronte, nient'altro. Nella scatola, che altro c'è? L'alimentatore, chiaramente. Vediamo. C'è l'alimentatore per il box, le batterie, c'è anche il cavo HDMI, incredibile, ottimo, i risparmi classici 9,90 euro di cavo maledetto da investire ogni volta che comprate un device HDMI, anzi HDMI. Che non è mai incluso, o quasi mai incluso, in questo caso lo è. Ci sono anche le batterie per il telecomando, che andiamo a vedere, questo mettiamo via. Tolgo la plastica con altro grandissimo gusto, anche qui è presente questa fighetteria qui di Roku. Vado a mettere anche le batterie, visto che ci siamo, se non lo perdo.
Il telecomando ha un back, un home, un ok con il classico, con le classiche quattro direzioni, un altro tasto back o reset, quello che è, un tasto asterisco che non so cosa funziona, a cosa serve, un rewind, un forward e un play pausa. Sembra abbastanza completo, in realtà come telecomando è anche comodo da tenere in pugno, i tasti sono decenti, mi sembra. Da un punto di vista hardware gli si può dire poco a Roku, ha avuto un grandissimo successo negli Stati Uniti perché costa poco e perché ti permette fondamentalmente di sfruttare varie app che usano i servizi online di streaming che ora vanno per la maggiore. In questo caso, ripeto, sarà chiaramente incentrata sui servizi di Sky Online, è un'esclusiva di Sky per l'Italia questa collaborazione. Secondo me sulla carta è una figata perché costa poco, ripeto, 50 euro. E comprende alla fine fondamentalmente 2 mesi di Sky Online, in più ti danno anche il box che magari è hackerabile o sbloccabile in una qualche maniera, vedo un'infinità di porte, per cui sicuramente online ci sarà il modo di sfruttarlo per altri utilizzi, quindi male che vada ve lo comprate e poi dopo finiti i 2 mesi gratis lo usate per altro, sono certo che c'è il modo di farlo, adesso non voglio mettere troppo le mani avanti, ma sicuramente è possibile. E che altro dire? Recensione in arrivo. Rimanete su Lega Nerd e grazie per aver guardato anche questo Incauto Unboxing. Ciao ragazzi. 42. Open. N-R-D. Lega. Nerd.